Carissimi, è veramente un grande privilegio per noi essere qui oggi. Volevo ricordarlo anche prima, poi mi sono dimenticato che noi siamo venuti qui all'inaugurazione di questo tempio. Se non mi sbaglio, nel 2008, eravamo qui con mia moglie. E quindi dopo 16 anni siamo di nuovo qui, ovviamente siamo venuti anche altre volte, no? E questo è il centro d'Italia, mi piace dirlo, no? Ufficialmente, diciamo, siamo nel centro d'Italia, quindi ci sentiamo un po' oggi al centro dell'attenzione, vero? Quindi chiediamo al Signore di ispirare questo breve messaggio che vi rivolgerò e che mi è stato ispirato questa settimana da parte del Signore. Il messaggio continua un pochino il discorso che abbiamo iniziato questa settimana con la scuola del sabato, il messaggio che riguarda il popolo di Dio, tutti coloro che amano il Signore, tutti coloro che hanno consacrato la propria vita al Signore, la nostra vita come cristiani. Scusate la voce un po' rauca, ho preso un po' di freddo, quindi spero che si senta bene. Vorrei brevemente fare riferimento a due capitoli della Bibbia che troviamo in Numeri 13 e 14. Non lo leggerò tutto, non li leggerò tutti, farò una carrellata, diciamo, commentando un pochino questi versetti, per poi riferirlo anche alla nostra vita quotidiana. Numeri 13, capitolo 13 e 14. Faremo un pochino una panoramica di quello che è avvenuto. Noi sappiamo che il popolo di Israele viveva in schiavitù, stiamo parlando di quasi un millennio prima della nascita di Cristo, 800 anni circa, prima della nascita di Cristo. Il popolo di Israele è stato per secoli schiavo in Egitto, soffriva, penava, e conosciamo la storia, per poi vedere un liberatore, un profeta, patriarca, chiamatelo come volete, Mosè, liberare il popolo con la potenza del Signore. Voi conoscete quello che è successo: il popolo di Israele esce dall'Egitto, viene condotto da Mosè con la potenza del Signore attraverso il deserto, attraversa il Mar Rosso, miracoli, grandi miracoli, la manna dal cielo, cose impossibili, no? E a volte mi domando, ma siamo consapevoli di quello che Dio può fare per noi? Perché viviamo in una società, no? Dove abbiamo tutto a disposizione, dove tutto a portata di mano, ecco, usciamo da questa chiesa, abbiamo tutti i servizi qui, abbiamo i negozi, possiamo acquistare, possiamo prendere l'autobus per andare in centro, la macchina, il motorino, abbiamo tutto. Ma Dio a volte si manifesta nei momenti di grande sofferenza, come per esempio nel caso del popolo di Israele nel deserto. La manna che scende dal cielo, il cibo che arriva da non si sa dove, no? La colonna di fumo che anticipa il percorso del popolo Israele, la colonna di fuoco di notte che li protegge, l'armata del faraone, un esercito infinito. Noi guardiamo i telegiornali, vediamo queste guerre che purtroppo si stanno manifestando davanti ai nostri occhi, carri armati, bombe, aerei, e siamo spaventatissimi. Ma questo è giusto, per carità, ma ricordiamoci che abbiamo un Dio grande, ricordiamoci che abbiamo un Dio dei miracoli, che ha sconfitto l'armata del faraone, la più grande potenza del mondo antico,
Un dio si definiva così il faraone, una potenza incredibile, eppure il Signore compie i suoi miracoli. Questo popolo attraversa il deserto e insieme ai miracoli però ci sono anche situazioni critiche che sappiamo, che viviamo anche noi oggi probabilmente come cristiani, come seguaci del Signore. E il popolo mormora, c'è una specie di, come dire, déjà vu che si realizza da un momento all'altro, che si ripete. Il popolo mormora, ma se noi fossimo rimasti in Egitto, eccetera, eccetera, no? Nei momenti di difficoltà. Disconosce in quel momento i miracoli del Signore, perde la fede, perde la fiducia, perde la speranza e vuole tornare in Egitto in schiavitù. Se voi leggete i primi, diciamo, cinque, il Pentateuco, insomma, i libri della Bibbia, vedete che c'è una ripetizione incredibile di queste vicissitudini, no? Miracoli, quando arriva il miracolo siamo pazzi di gioia, poi arriva la difficoltà e cosa vogliamo fare? Vogliamo tornare in Egitto anche noi, no? Cos'è l'Egitto? Lo sappiamo, l'Egitto sono le comodità, una vita, diciamo, che possiamo governare noi, controllare noi, anche se siamo schiavi delle nostre paure, delle nostre insicurezze, però in questa schiavitù, tutto sommato, diciamo, possiamo sopravvivere. Ebbene, il popolo di Israele, appunto, attraversa il deserto. E arriviamo all'episodio che vi stavo, diciamo, prospettando. In Numeri 13 il Signore decide, perché il Signore ha una visione, il Signore ha sempre una prospettiva, il Signore non ci manda così a caso in giro, il Signore odia il caos, il Signore ha una prospettiva nella nostra vita, ha una visione chiara, e la visione chiara è la terra promessa. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se soffriamo in questo momento, la visione è quella della terra promessa. E infatti il Signore aveva proprio prospettato la terra promessa per il popolo di Israele. In Numeri 13 dice proprio così, versetto 1, il Signore disse a Mosè, manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che doveva essere la terra promessa, che io do ai figli di Israele, mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti i loro capi. Mosè quindi, versetto 3, li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini, 12, erano tutti capi dei figli di Israele. E poi fa tutti i nomi, adesso li ripetiamo, ne facciamo due. Facciamo il nome di Giosuè, perché questi due sono rimasti fedeli al Signore. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb. Quindi, questi 12 vanno e devono esplorare un pochino com'era questo paese. Probabilmente Dio aveva in mente di far esplorare al suo popolo e ai suoi figli questa terra per renderli felici, no? Come, non so, un padre che costruisce una casa per il figlio, no? La fa bella, bellissima, dice adesso mando mio figlio, che lui non sa niente, gli faccio vedere la casa, è bellissima, così lui, entusiasta, contento, felice. Questo, probabilmente era questo il pensiero di Dio, no? Perché in fin dei conti non è che doveva mandare nessuno ad esplorare, però abbiamo un Dio che è un padre che vuole collaborare con noi, non è che fa le cose e ci costringe, no? Dice va bene, vi mando, esplorate questa bellissima terra che io ho preparato per voi. E quindi il Signore si aspettava probabilmente un entusiasmo senza fine, no? Caspita, che bella la terra promessa. Beh, e purtroppo non è andata proprio così.
i 12 esploratori, versetto 21, salirono a esplorare il paese nel deserto di Sin fino a Reoab, sulla via di Amat. Salirono per il mezzogiorno, andarono fino a Hebron, eccetera, eccetera, eccetera. Giunsero, versetto 23, fino alla valle d'Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga. Pensate, no? Un grappolo d'uva portato da due persone con una stanga. Ma pensate che terra c'era lì, io non so, qui a Rieti se... No, penso di no. Se c'è una frutta del genere, un qualcosa di simile. No. Pensate che terra. E quindi presero anche delle melagrane e dei fichi. Questo luogo, chiamato Valle d'Escola a causa del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Dopo 40 giorni di esplorazione, questi 12, appunto, esploratori ritornano dal popolo e probabilmente Dio, il Padre misericordioso, che aveva fatto una cosa bellissima, aveva promesso una terra meravigliosa, si aspettava che questi 12 esploratori entusiasmassero il popolo. Ma così non è andato. Dunque, dopo 40 giorni, i 12 esploratori tornano dal popolo e dicono così, iniziano bene. Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Un paese dove scorre il latte e il miele. Che meraviglia! Incredibile! Io non so, non riesco neanche a immaginare questi grappoli d'uva così grandi, latte, miele, veramente. Ed alcuni suoi frutti. Però, come sempre, il popolo di Israele, e qui scusatemi, ma parlo. Diciamo, io quando ho l'opportunità di predicare, dico sempre che questi messaggi sono soprattutto rivolti a me e poi a chi li vuole accogliere. Non c'è qualcuno qui che sa più cose di voi ed è più bravo di voi. Questi messaggi li riferisco anche alla mia vita. Perché c'è sempre un però. Quando Dio ci dà una missione, ci dà una strada, e magari è meraviglioso tutto, no? Noi troviamo sempre il però, il dubbio, la paura. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti e così via, eccetera, eccetera. E a quel punto il popolo inizia a mormorare e ci risiamo. Ma guardate che, ripeto, pensiamo anche alla nostra vita. Perché è facile dire, ma il popolo di Israele era ingrato. Non avevano fede, è facile. Ma io ho pensato alla mia vita quando ho letto questi versetti. Quante volte mormoro io? Quante volte il Signore mi ha fatto uscire dall'Egitto, delle mie insicurezze, delle mie schiavitù? E poi, quante volte nei momenti di difficoltà ho mormorato? Io direi quasi tutti i giorni, confesso, che mormoro. Dunque, il popolo, versetto 30, Caleb era uno dei due esploratori fedeli che è rimasto con l'immagine del latte e del miele, che non si è soffermato sui indigeni potenti, alti, giganti,
Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Caleb, che poi dopo verrà premiato dal Signore per la sua fede, è qui pieno di speranza, pieno di forza e fiducia. Noi ci possiamo riuscire benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, cioè gli altri 10, noi non, versetto 31, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro. Allora, due esploratori hanno visto il latte e il miele e i grappoli d'uva, una terra meravigliosa. 10 hanno visto i giganti. E mi sono domandato, ma nella mia vita, di fronte alle difficoltà, io chi sono? Caleb o Giosuè? O sono gli altri 10? Numeri 14, andiamo rapidamente avanti. Ascoltate bene, versetto 1. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte, tutta la notte a piangere il popolo di Israele. Forse non era proprio quello che il Signore si aspettava, no? Come? Io ho preparato, non so, qui avete una terra bellissima, non so, quando siamo venuti qui c'è un paesaggio meraviglioso, montagne, alberi. Non lo so, sembra una specie di Canaan pure qui, no? Ci sono dei posti qui vicino, fantastici, no? Come se io adesso vi dicessi, ma venendo qua io ho visto, però non mi è piaciuto perché, insomma, non, cioè, anche voi vi offendete, no? Eppure la comunità gridò di sgomento e mormoravano. Mormoravano, ricordiamoci questa parola, io me la ricordo tutti i giorni, quando mormoriamo ricordiamocelo, ricordiamoci questa storia, contro Mosè e contro Aronne. E tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto. Pensate fino a che punto è arrivata l'angoscia. E mi immagino nostro Padre, Dio, di fronte a questa scena, e poi dopo, infatti, leggiamo come ha reagito il Signore, che dice: ma io non capisco. Eravate in Egitto per secoli schiavi, vi frustavano, vi ho liberato, vi ho fatto fare un percorso, quando non c'era cibo ve l'ho fatto scendere dal cielo. Si parlava questa mattina di questa meravigliosa mensa dei poveri che avete qua, no? Una specie di manna per tanta gente, no? Io ho fatto un miracolo, ho aperto il Mar Rosso, una cosa impensabile, il Mar Rosso si è aperto. Ho fatto di tutto. Io ho preparato una terra che non esiste al mondo, con il latte e il miele che scorrono, e voi non solo mormorate, non solo vi lamentate, addirittura esprimete una maledizione nei confronti di quello che io vi ho fatto. E volete tornare in Egitto, e addirittura vi augurate la morte. Ripeto, qui potremmo tutti pensare, ma guarda questi qui, che ingrati. Ma
di nuovo, pensiamo alla nostra vita. Perché il Signore, versetto 3, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Già avevano capito che dovevano cadere per la spada. Cioè il Signore li ha fatti uscire dall'Egitto, ha fatto miracoli a non finire, ha aperto il Mar Rosso per farli cadere morti nella terra di Canaan. Ma dico, là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Ed ecco la domanda fatale. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? No, io quando ho letto questi versetti, a parte il fatto di mettermi in discussione, mi sono immaginato, no, il nostro Padre onnipotente. Come si può sentire? Come si può sentire? E peggiora ancora la situazione, attenzione. Essi dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Ecco qua il progetto. Allora Mosè, nella sua infinita pazienza, e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, l'altro esploratore fedele, insieme a Caleb, figlio di Nun e poi Caleb, insieme a Caleb, si stracciarono le vesti. Avevano capito. Caleb e Giosuè, che erano rimasti fedeli al Signore, avevano capito molto bene il pericolo in cui stava, diciamo, si stava incorrendo la comunità. Quindi Giosuè e Caleb dicono, versetto 7, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Ecco qui la frase chiave. Se il Signore ci è favorevole. E il Signore era favorevole e lo sapevano. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. E anche qui, versetto 9, l'ammonimento. Non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete. Questi due sono in pratica dei profeti, sono dei profeti. Hanno capito, hanno visto la visione del Signore. Hanno capito che il popolo era preso dalla paura, influenzato, se vogliamo, dal demone della paura, perché è proprio un demone che noi figli di Dio dovremmo sconfiggere tutti i giorni, che ci distrugge la vita, la paura distrugge la nostra vita, e lo vediamo qui. E ci porta alla ribellione, cosa gravissima. Versetto 10, Numeri 14, versetto 10. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Ma pensate come il terrore abbia offuscato le menti del popolo di Israele. Una cosa incredibile, impensabile. Mormorano, si ribellano, vogliono tornare in Egitto, vogliono morire. E addirittura vogliono lapidare i profeti del Signore. Attenzione, attenzione, quando nella nostra vita prende il sopravvento la paura, facciamo attenzione. La paura ci fa fare cose terribili.
terribili anche ai figli di Dio, come si vede qui. Ci fa disconoscere completamente i miracoli di Dio, ci fa disconoscere il passato, non ci fa vedere il bene nella nostra vita, ci toglie ogni speranza, ogni fiducia e ci fa fare cose orrende, orrende. Vogliono lapidare Mosè e Aronne. E versetto 11, anzi 10, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me? Dopo tutti i miei miracoli che ho fatto in mezzo a loro. E poi si arrabbia. E qui dobbiamo decidere, noi dobbiamo decidere se seguire il nostro Dio oppure no. Come dire, non c'è una via di mezzo, non c'è una via di mezzo. Cioè, o l'Egitto, oppure la terra promessa. Non possiamo stare nel deserto. Il deserto è un percorso intermedio, ma non possiamo restare lì. Ora il Signore si adirò, ma Mosè interviene, Mosè parla con il Signore, come dire, diciamo intercede, ma il Signore, dopo un iniziale sfogo di ira, di dispiacere, non so come dire, perché come aveva liberato un popolo, l'aveva amato, condotto, aveva fatto dei miracoli, si era speso, perché Dio si spende con noi. Ed è brutto quando tu ti spendi, dai tutto e in cambio ricevi solamente rifiuto e ribellione. È terribile. Mosè parla con il Signore: Signore, ti prego, perdona questo popolo, perdonalo. E il Signore, come sempre fa, perché noi ci soffermiamo a volte, parliamo spesso dell'ira di Dio, la rabbia, il Signore si arrabbia, perché evidentemente anche Dio ha delle emozioni, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, ma dopo la rabbia viene il perdono, il Signore perdona, se noi ci pentiamo, il Signore perdona sempre, la Bibbia è chiara, il Signore perdona sempre. E il Signore, versetto 20, eccetera, eccetera, disse: io perdono come tu mi hai chiesto. La conseguenza è però che chi non ha avuto fede tornerà a vagare nel deserto e finirà la propria esistenza nel deserto. I figli entreranno nella terra promessa, nella terra di Canaan. Ora, e poi si realizza, andando avanti, insomma, i figli entreranno poi nella terra promessa, eccetera, eccetera. Mi accingo alla conclusione, anche se ci sarebbe proprio da parlare tanto su questo. Mi sono chiesto, leggendo questi versetti, quali sono i giganti nella mia vita? Quali sono i giganti che non mi permettono di vedere la terra promessa, di non avere fiducia nel Signore? Quali sono i giganti che mi bloccano e che mi fanno restare nel deserto e che mi fanno mormorare, mi fanno ribellare, mi fanno arrabbiare, mi fanno venire voglia di tornare in Egitto, nella mia vecchia vita?
quali sono i miei giganti, quali sono i vostri giganti? Perché noi siamo fatti tutti diversamente, non tutti abbiamo le stesse insicurezze, le stesse paure. Qualcuno potrebbe essere, non lo so, economia, abbiamo paura? Abbiamo parlato questa mattina, giustamente, nella scuola del sabato, della fine dei tempi, la fine dei tempi, le guerre, le persecuzioni. Ma attenzione, la Bibbia ci parla delle persecuzioni, ci parla della fine dei tempi, ci parla delle guerre, ci parla di cose terribili, ma non devono essere giganti, non devono essere i nostri giganti. Guai, guai. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? La Bibbia ci dà degli avvertimenti per diventare più saggi, per essere più fedeli, per stare, diciamo, allerta. Ma guai a far diventare i problemi giganti, e anche questi. E quindi il Signore, se è vero che siamo qui, che abbiamo scelto di seguirlo, se è vero che abbiamo deciso di uscire dall'Egitto, delle nostre insicurezze, delle nostre schiavitù, delle nostre paure, ci sta prospettando la terra promessa, ha un piano, ha un percorso e ha fatto dei miracoli nella nostra vita, ne sono convinto. Chi più, chi meno, a chi in un modo, a chi in un altro modo. E allora, davanti alla terra promessa, noi cosa vediamo? Cosa stiamo vedendo davanti alla terra promessa? Ci stiamo spaventando? I giganti sono belli grandi, eh? La vita è difficile, ne parliamo sempre. Le sfide sono enormi, quasi insuperabili, insuperabili umanamente parlando, insuperabili. Ma qui non c'è niente da considerarsi umanamente se abbiamo seguito il Signore, no? Allora il mio augurio per me, per voi, per tutti noi è questo. Non lasciamoci spaventare dai giganti della nostra vita. Non torniamo indietro in Egitto, non mormoriamo, non ci ribelliamo al Signore, ma come hanno fatto Caleb e Giosuè, prendiamo fiducia ed entriamo nella terra che il Signore ci ha promesso e dove ci condurrà. Amen.